Ciao Stefano. Ciao Alberto. Lo sai che sono più di 40 anni da che lavoriamo insieme? Eh sì, è dall'88 in effetti. Beh, quest'anno la Alessi festeggia i suoi 100 anni. Abbiamo pensato di festeggiarlo in un modo un po' inconsueto, scegliendo 12 progetti nel nostro archivio a testimonianza di 12 che noi riteniamo valori della Alessi. Nel caso tuo abbiamo pensato al valore del paradosso, che ci sembra perfettamente molto bene rappresentato dal tuo merdolino, scovolino da WC, che ha avuto ormai da 30 anni un grande successo dopo aver causato una serie di scandali nei ben pensanti. Ma secondo me era un oggetto talmente forte, talmente nuovo, era talmente strano che il design si occupasse di un oggetto come lo scopino da bagno, che indubbiamente ha fatto breccia a livello di comunicazione sul grande pubblico, al che poi il mondo del design si è dovuto adeguare e in parte rivedere quelle che erano state le reazioni iniziali. Paradossalità che è poi stata addirittura accentuata dal fatto che ora presentiamo in occasione del centenario la sua versione dorata, che rappresenta, come dire, la sottolineatura umoristica, si intende, della, come dire, della ineluttabilità di un oggetto di questo tipo. Il merdolino non ha niente della memoria dello scopino ed è interessante forse che non capisci che cosa sia, poi quando alzi la piantina l'effetto sorpresa dà indubbiamente un effetto positivo. L'ultima riflessione che volevo fare con te è la seguente. Secondo te cosa ci aspetta per il futuro? Io credo che tutta questa creatività, insomma, tutta questa creatività che troviamo oggi in qualsiasi campo, in tutti i tipi di persone, sia stato un po' un'utopia realizzata. Cioè quell'utopia creativa che un tempo le avanguardie cercavano di dimostrare, oggi è diventato un qualcosa di diffuso nel grande pubblico e questo indubbiamente è un fatto molto positivo.